Da grande voglio fare l'avventuriera. Vivrei in un mondo dove gli adulti non possono più mettere il becco. Domerei le belve selvatiche. O farei le acrobazie più folli. Ci sarebbero un sacco di cose da scoprire, se solo i grandi ce lo permettessero. Remerei lungo fiumi impetuosi e spedirei cartoline a casa da tutto il mondo. La mamma e il papà non deciderebbero più cosa posso o non posso fare e la scuola sarebbe lontanissima. Jan è fortunato. Con questo caldo può starsene a sguazzare in giardino. Che dolce! Preferisce giocare con l'acqua che giocare a nascondino con me. Sì, la scuola. Arrivo. Vediamo a che punto state e facciamo un piccolo test. Un test, che noia. Sono ancora troppi i bambini che affogano ogni anno. Quali sono i pericoli in agguato? Il lago? Il fiume? La piscinetta in giardino? Ho imparato molto presto a nuotare. I miei genitori mi hanno sempre incoraggiata e ora sono un vero pesciolino. Non ho mai avuto paura dell'acqua. Solo un giorno, quando eravamo sul ruscello luccicante e d'un tratto delle nuvole minacciose hanno oscurato il cielo. Papà mi ha detto: dalla montagna può scendere improvvisamente tantissima acqua. Allora ci siamo subito allontanati per metterci al sicuro. È bello sapere che ci sono i genitori pronti ad aiutarti nel momento del bisogno. Jan, sto arrivando per il nostro duello con l'acqua. Stai in guardia, piccoletto. Oggi pomeriggio, poco dopo le 13, un bambino di un anno e mezzo è annegato in una piscina per bimbi. Nonostante la madre lavorasse in giardino lì vicino, non è riuscita ad intervenire in tempo. Secondo la Società Svizzera di Salvataggio, SSS, i bambini possono annegare in acque molto basse e soprattutto in modo silenzioso in meno di 3 minuti. Pertanto, la SSS raccomanda di non lasciare mai giocare i bambini vicino all'acqua senza sorveglianza, poiché pochi secondi possono costare loro la vita. Da grande voglio fare la salvatrice e farò in modo che nessun bambino affoghi più. Per Jan.